Sono a Carpinello, in provincia di Forlì-Cesena, sono quindi in Romagna, parliamo di nocciole. Questo è un corileto o noccioleto. È un impianto che è stato messo di moro un paio d'anni fa. Noi abbiamo fatto visita appunto a questo impianto quando era appena stato messo di mora. Parliamo di questo argomento e ne parliamo con chi ha seguito un progetto molto importante, un progetto appunto nocciolo. Lui è Marco Babini, è direttore e soprattutto è il curatore di questo progetto che fa capo a Terre Emerse, che ha l'obiettivo di valorizzare e soprattutto implementare questa cultura. Allora, buongiorno Marco, io ho anticipato che questo era un frutteto, un noccioletto che abbiamo visto proprio quando era piccolissimo, appena messo di mora. Questo è già al secondo anno e vediamo già le differenze. Allora, io vorrei prendere un po', fare alcuni riferimenti nazionali, insomma, a quella che è questa cultura, una cultura che storicamente diciamo era coltivata soprattutto nel Lazio, in Campania, ma anche il Piemonte, che ha una tradizione solida del nocciolo, però anche la Romagna, l'Emilia Romagna in questi ultimi anni sta puntando molto su una cultura che viene diciamo coltivata in funzione anche di una trasformazione industriale. Quali sono le regioni a maggiormente vocazione corilicola? Partiamo dal Piemonte, ci spostiamo anche un'altra regione, l'Umbria, dove si sta affermando come l'Emilia Romagna. Andiamo dopo a Lazio, che è la zona viterbese classica per eccellenza. Proseguendo abbiamo la Campania, che è un polo produttivo importante. Non a caso anche la varietà di riferimento dove ci troviamo oggi è la tonda di Giffoni, quindi menziona Giffoni, comunque il nome campano. E abbiamo una parte anche in Sicilia. Questi sono un attimino il panorama nazionale della corilicoltura. Quando parte il vostro progetto, che coinvolge anche diversi agronomi, non solo sul territorio emiliano-romagnolo? Il nostro è partito a dicembre 2020, questa è stata una delle primissime aziende a mettere a dimora comunque il nocciolo. Oggi siamo a un centinaio di ettari messi a dimora in Emilia-Romagna e abbiamo sconfinato anche nel Pesarese, quindi nelle Marche. Abbiamo altre intenzioni di piantumazione, logicamente le piante vengono messe di mora in dicembre e quindi al momento ci reputiamo soddisfatti di come sta procedendo questo progetto. Marco, quale sarà la destinazione di queste nocciole quando sarà a produzione? Voi avete accordi, contratti con aziende agroalimentari? Sì, noi abbiamo chiuso un accordo nel 2020 col gruppo Ferrero, ma voglio ricordare che Terre Emerse ha una propria OP sezione ortofrutta, quindi riusciamo anche ad andare direttamente sulla grande distribuzione, quindi abbiamo due importanti sbocchi. Un partner importante come il colosso Ferrero, ma anche una propria OP che ci permette di andare direttamente sul mercato, collocare il prodotto e a liquidare il prodotto dei nostri soci, perché ricordo che tutti quelli che aderiscono al progetto Nocciole Terre Emerse, come chi aderisce a Terre Emerse essendo cooperativa, gli agricoltori sono tutti associati. I 100 ettari sono quelli che fino adesso avete messo a dimora. Quali sono gli obiettivi per i prossimi anni della vostra struttura cooperativa? Ma noi ci siamo posti all'inizio l'obiettivo di 600 ettari in 5 anni. Però devo dire che il comparto corilicolo prevede una logistica e una trasformazione intesa come essiccazione e prepulitura, che è l'unica cosa che è in carico a Terre Emerse, che faremo per il socio, dopodiché andrà direttamente all'industria di trasformazione per la sgusciatura. Questi impianti sono impianti semplici e non molto onerosi, perché questa tipologia di investimento lo dovrà fare Terre Emerse. Quindi noi al momento ci siamo posti 600 ettari, ma per paradosso, se arrivassimo anche solo a 300 ettari, obiettivo molto molto ben raggiungibile, sarebbe già ampiamente sufficiente ad ammortizzare e avere un buon progetto. E se arriviamo a 1000, tanto meglio. Lo spazio c'è.
Va bene, qua non si vede, però c'è un impianto irriguo che è, diciamo, interrato. Questo per ovviamente per razionalizzare l'utilizzo dell'acqua, perché è sempre più preziosa, e anche per consentire all'agricoltore di in modo più agevole, insomma, di adacquare il frutteto. Sì, abbiamo messo a dimora una doppia ala gocciolante interrata a 25-30 cm, distanziata a 40 cm a destra e a sinistra. Tra l'altro l'impianto è realizzato proprio dal nostro settore impiantistica e irrigazione del raggio di Terre Merse. Quali sono i problemi sostanzialmente che possono insistere su un impianto di nocciolo in termini di patologie, in termini di difesa fitosanitaria in generale? Ma sinceramente sono pochi, perché comunque tra le colture arboree dove ha la minor necessità di agrofarmaci, ricordiamoci bene il 2030, la Farm to Fork, il Green Deal, quindi già questa è una cultura che si proietta molto bene nell'ipotetica riduzione degli agrofarmaci, dove richiede pochi fungicidi e pochi insetticidi, fungicidi intesi come oidio, batteriosi, e insetticidi intesi come balanino, che è un coleottero, e cimice. Dunque qua l'allevamento diciamo viene fatto in modo tale che ci dovrà essere dopo la raccolta meccanizzata, quindi la forma, una forma di vaso, dico bene? Esattamente, precisamente vaso cespugliato. Noi al secondo anno, quindi quest'inverno a dicembre, abbiamo comunque iniziato la potatura di allevamento. Vedete qui abbiamo 6-7 branche, poi dipende logicamente dalla vigoria, abbiamo già creato la forma per far sì di raccogliere comunque in futuro. Quindi vaso cespugliato. Vedremo dopo un altro impianto in allevamento dove sempre un vaso cespugliato impalcato leggermente sopra. Questa è un'altra forma dove le branche sono partite leggermente a filo terra, ma è sempre un vaso cespugliato. Questa è una fase vegetativa dove si vede appena appena il frutticino, e ricordiamo che il nocciolo ha un fiore maschile e il fiore femminile che fioriscono in quali periodi dell'anno? Sì, allora innanzitutto il nocciolo è una pianta autosterile, ha sia fiore maschile che femminile all'interno della stessa pianta, e dobbiamo avere due o tre varietà, la varietà di riferimento che è l'80% e altre due varietà dove fanno sì di avere un'ottima impollinazione. Quindi una pianta che è quella che produrrà e alcune piante invece che servono per l'impollinazione, dico bene? Assolutamente, ma anche i cosiddetti impollinatori producono esattamente lo stesso quantitativo di nocciole tonde come la varietà di riferimento. Qua la varietà più diffusa in Romagna qual è? Tonda di Giffoni, è la varietà individuata in pianura, perché in Emilia Romagna in effetti possiamo andare anche nelle colline, caso la Valsegno, dove logicamente il clima è diverso, le ore di luce sono diverse, lì abbiamo individuato un'altra forma di allevamento, tipo la tonda gentile trilobata, la varietà di riferimento delle Langhe del Piemonte. Però per la pianura Emilia Romagna, a Marche devo dire anche, e comunque pianura in generale, la tonda di Giffoni ha le performance produttive più importanti, quindi la varietà che puntiamo. Qual è, diciamo, un impianto in piena produzione, su questo abbiamo detto a 2 anni, quindi il primo raccolto si farà all'incirca fra 2, però quando sarà in piena produzione, in termini di quintali per ettaro, si parla di quali cifre, di quali quantitativi? Hai una progressione, parti tendenzialmente dai 5 quintali per ettaro, poi ogni anno hai circa una scaletta di 5 quintali ogni anno. Arriviamo verso il 7º-8º anno verso 20-25 quintali per ettaro. Che è, diciamo, la media produttiva di questi impianti. Esattamente, poi logicamente un anno può essere 20 ma può essere anche 40. Tendenzialmente il numero esatto è 25 quintali per ettaro. Il periodo di raccolta? Dal 15 agosto al 15 settembre. Quindi c'è un arco di tempo, diciamo, di un mesetto, 30 giorni. Tra l'altro, l'altra cosa, quando, come ho detto prima, la progressione delle produzioni, più produrranno e
più ci sarà un'esigenza di avere un doppio passaggio, doppio terzo passaggio, perché le macchine molto semplici, aspiratrici e raccattatrici, raccolgono un tot di prodotto, circa una decina di quintali per ettaro, quindi se ho detto prima 25-30 quintali, necessita anche 2-3 passaggi, perché la nocciola cade naturalmente per terra, ma non con lo schiocco di un dito, ma logicamente in tempi che sono in quell'arco di tempo che ho detto, 15 agosto, 15 settembre. Ecco Marco, poi seguiremo anche la fase della raccolta. Un'ultima cosa prima di trasferirci in un altro areale produttivo sempre della Romagna, nel Ravennate. Ecco, qua vedo che il terreno è lavorato, però la fase successiva sarà quello di inerbirlo anche per consentire una raccolta più agevole più avanti. Assolutamente, ho menzionato prima macchine raccattatrici e aspiratrici che comunque necessitano di un cotico erboso. E quest'anno molto probabilmente, se i presupposti, già ho visto già delle fruttificazioni, se tutto va come deve andare, il prossimo anno lasceremo inerbito, perché comunque se le stime produttive giustificheranno la raccolta, il costo della raccolta, conviene raccogliere. Beh, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi andiamo a vedere quest'altro impianto che è già un po' più, diciamo, anziano, dico così. Al sesto anno, un impianto in produzione al sesto anno. Ci vediamo tra un po'.